capitano, ma perché sei là? Sono qua perché da 9 mesi sono chiuso in una stanza. Ho avuto un problema con un collega e mi hanno trasferito, mi hanno decurtato lo stipendio. Mi minacciano che mi licenziano, mi danno da firmare carte per essere licenziato. E devo stare per forza qua. Mentre mi hanno fatto bene l'esaurimento nervoso. Soldi non ne sto prendendo metà della paga. Sono stanco! Loro sono una merda perché non vedono la persona. Vedono il cartellino! Diteglielo a Renzi! Che leva l'articolo 18 e meno gli dà più possibilità di darmi un caucio nuovo! Diteglielo! Che cosa gli chiedi? Che cosa chiedi? Questo! Ma tu che cosa chiedi, Ivan? Chiedo di essere trattato come un essere umano! Avere le stesse cose che avevo prima! Io mi sono fatto il quinto dello stipendio! Prendo la metà dello stipendio e pago il quinto di 2000 euro! Ho cambiato 3 case! Nell'ultimo anno e mezzo perché mi hanno portato alla fossa! Loro è un delinquente! Voglio essere rispettato come essere umano! E lavoratore! Non temi che quello che ora stai facendo ti creerà più problemi che risolverli? Ma io tanto non ho niente da perdere. Cosa si ha da perdere quando la dignità è finita? Cosa vuoi perdere oltre la dignità? Ditemelo! La vita! Devo perdere la vita e mi botto! Cosa devo fare? Se perdi la dignità, se ti chiudo in una stanza! Basta ora! Io lo faccio per le mie figlie, ora basta! 9 mesi che mi dicono ora risolviamo! 9 mesi! Allora, si tratta di un nostro dipendente, lo avrete saputo questo sicuramente, che già nelle settimane scorse aveva evidenziato problemi finanziari di carattere personale, probabilmente per delle operazioni che aveva fatto e che non avevano avuto un buon fine. Da parte della società, che è la cosa a cui che tengo di dirvi, da parte della società non c'è stato assolutamente né presa di distanze né volontà di perseguire in alcun modo il dipendente, ma anzi la società gli è stata vicina e ha cercato laddove possibile di risolvere i problemi. Per cui da parte della società non c'è assolutamente né intenzione di prendere provvedimenti disciplinari verso il dipendente né di assolutamente metterlo da parte o quant'altro. Ora vedremo di capire quali sono le ulteriori richieste, se ci sono ulteriori richieste, e cercheremo ovviamente di dargli una mano fin dove possibile. Ma perché lui è salito lì? I dettagli ancora non li conosciamo, ovviamente non era un'azione preventivata e anticipata da alcuno, perché altrimenti avremmo fatto in modo di convincerlo a desistere. Ci siamo trovati spiazzati, ora cercheremo di capire esattamente che tipo di aiuto possiamo dare al dipendente e se è possibile ovviamente aiutarlo.